edulcorata. È quel genere di persona che mandano quando la merda viene a galla e sta per inondare tutto. 6 mesi fa è stata trasferita in una nuova divisione chiamata Defender. Ma a quel punto la traccia si raffredda. Uno dei miei pensa che lavori con la DARPA. Hai dei ragazzi? Senti, ora sono serio. Devi stare attento. La DARPA è la madre di tutta la merda delle operazioni segrete. È un gruppo del Pentagono che non fa capo a nessuno. Se lei è coinvolta con quei pagliacci, farai meglio a stare in guardia. Già, e Babbo Natale ha ucciso JFK. Dove sono le bibite? Le coordinate dell'ultima sottostazione nel Neon sono state inviate al tuo GPS. Dirigiti subito là. Sai cos'è che mi ha messo paura? L'idea che quelli del governo possano mettere le mani sulla raggiosfera. Non abbiamo già parlato di questo? Senti, so che stai già rischiando grosso, ma pensaci un attimo. Se davvero quell'arnese dona superpoteri, cosa impedirebbe al vecchio zio Sam di potenziare l'esercito o la polizia? Non potremmo nemmeno difenderci. Non sapevo che servisse. Cazzo, Cole! Apri gli occhi! Guardati attorno. Vedi la Croce Rossa? O la Guardia Nazionale? Io no di certo. Ci hanno mentito sul ponte. Cercheranno di conservare il loro potere. Fratello, svegliati! Prima che sia tardi. Gente, questa situazione di merda sta peggiorando. Prima l'uomo lampadina riporta la città all'età della pietra. Ora va in giro a distruggere i serbatoi d'acqua. Sì, avete capito. Ha intenzione di tagliare le nostre riserve di acqua fresca. So che per fortuna non è un problema, ma non lo è. L'ho visto in azione. Riduce le auto in cenere e frigge gli innocenti che gli capitano a tiro. Vi sembra un eroe questo? Chiudo. Pensi che sappia dov'è Johnny? Può darsi. Ma se anche non lo sapesse, devi eliminarla. Solo così possiamo affrontare l'epidemia. Ti contatterò appena scoprirò.
scoperto dove si trova. Quanto sei un vero supereroe, di cose del genere. Una ragazza ha detto che sembri diverso, che hai una specie di aura di bontà tutta intorno a te. Sai che non mi interessano queste storie. Lo so, ma ascolta, tu continua così. Alle come piace, e io posso sfruttare la cosa a mio vantaggio. A dopo.
sei? Trish. Un aereo ha portato una cassa medicinale. Bisogna proteggerla dai mietitori. E dovrei essere io. Non conosco nessun altro con dei superpoteri. E poi sei in debito con noi per ciò che hai fatto. Ti richiamo quando la cassa sarà al sicuro.